Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. No, c'è ancora nessuno. Sono sempre abituata a parlare da sola all'inizio delle dirette. Buon pomeriggio a tutti. La diretta verrà registrata e poi salvata sul mio canale YouTube come al solito, in modo da poter essere vista poi quando. Una simulazione d'esame dal sito Mini interno, che lo ricordo così giusto perché può generare dubbio, non è un sito ministeriale, a differenza di come potrebbe sembrare, perché per questo concorso, per questi concorsi, non è prevista la pubblicazione di una banca dati, cosa che solitamente è prevista nelle prove preselettive. Siccome facciamo direttamente lo scritto, non è prevista appunto una pubblicazione di banca dati ufficiale. Sono le 14 esatte. Ciao Marilena. Ok. Adesso io girerò la fotocamera verso il monitor del PC. Perché ho fatto diverse prove, si può avviare la diretta Instagram da PC, ma non si può condividere lo schermo. Quindi io vi inquadrerò lo schermo del PC, spero si riesca a vedere decentemente. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Allora, vediamo che cosa ne esce fondamentalmente. Allora. Ok. No, faccio più, dice Laura, vabbè. Ok, ditemi come vedete. Nel caso, aspettate che tolgo. Dovrei riuscire a migliorare un pochino la qualità con cui vedete. Se avete un attimo di pazienza, allora. Ok. Adesso dovreste vedere bene. Se vi si blocca è un problema di connessione vostra. Allora, a chi appartiene la metafora del cerchio delle scienze? Per quanto riguarda l'abbonamento YouTube, ragazzi, tutte le indicazioni le trovate in una storia. Vi ho condiviso il link. Sì, questa diretta verrà registrata, potrete rivederla su YouTube. Allora, mi avete detto piacere. Ok. Domanda numero 2. Aspettate che qua le opzioni. L'atteggiamento può essere definito come? Un modo di comportarsi socialmente accettato, un comportamento non giustificato, una valutazione positiva o negativa di un oggetto sociale, una valutazione delle proprie capacità mediante il confronto tra sé e gli altri. Allora, C. Silvia dice C. Valutazione positiva o negativa, quindi C. C. Ok. Risposta corretta. Andiamo. Ok. Benissimo. Ve la lascio un attimino, se a qualcuno serve rileggere. Andiamo avanti. Il modello di Erickson può essere interpretato come un tentativo di coniugare la psicologia della Gestalt, l'antropologia e l'etologia, il comportamentismo, la psicanalisi e la sociologia, la psicanalisi, la sociologia e l'antropologia, la psicologia cognitiva, la sociologia e l'antropologia. Ah, non dà le risposte corrette, le dà alla fine, scusa Claudia. Scusatemi tutti. Allora, il modello di Erickson. Valentina dice C. Ok, pur mettendo la spunta verde non è detto che sia giusta. D. Allora, il modello di Erickson, si chiamano
Stadi di sviluppo psicocognitivo. Ok? Quindi. Sto cercando di. La Gestalt sicuramente no. Sto cercando di ricordarmi se per caso c'è qualche. Qualche reminiscenza di psicanalisi, ma no. Chiamandosi tappe di sviluppo psicocognitivo, anche io sarei portata a dirvi di. No, ragazzi, c'è un sacco di confusione anche su questa cosa. Le domande al concorso saranno 50, solo che ogni risposta corretta vale 2 punti. Quindi fare 70 su 100, che è il minimo, vuol dire fare 35 su 50. Ok, direi che facciamo di. Allora, secondo Gartner, che cos'è l'intelligenza cinestetica? Intelligenza che promuove il ragionamento spaziale mediante l'uso di diagrammi, grafici, mappe e tabelle. Intelligenza stimolata mediante l'interazione fisica col proprio ambiente. Intelligenza della logica e del ragionamento. Intelligenza di sentimenti, di valori e atteggiamenti. Io sono andata nella batteria concorso docenti 2024, c'è scritto scuola secondaria, ma credetemi che no. Cioè, sono domande che si trovano trovabili tranquillamente anche per infanzia primaria. Allora, l'intelligenza cinestetica di Gartner è quella che riguarda l'interazione fisica attiva con il proprio ambiente. Vi vedo tutti sulla B, quindi siamo d'accordo. Il fenomeno che vede giovani abbandonare le relazioni amicali, spesso la scuola e progressivamente tutti i contatti sociali, sostituendoli con un'intensa attività su internet, si chiama. Io direi disturbo antisociale. Non so perché ogni tanto le domande di mini interno hanno tre alternative anziché quattro, e noi ne avremo sempre quattro all'esame. Io direi. Ritiro sociale o Hikikomori? Ok, disturbo antisociale di personalità più delle radici. Diciamo che secondo quello che mi ricordo, disturbo antisociale di personalità si manifesta anche con dei comportamenti problema abbastanza evidenti. Qui c'è solo solo, tra virgolette, atteggiamento di ritiro dalle relazioni tangibili, diciamo. Robert non so come si pronunci, Powell, fu il promotore di un esperimento educativo dai caratteri attivistici chiamato. Allora, Casa dei Bambini e Montessori, scautismo è. Ti chiami Don Bosco? Scuola Serena. Scautismo è Don Bosco, se non erro. Oh, non lo so, mi state facendo venire i dubbi. Scout, ok. Ok, scautismo. Si definiscono minori stranieri non accompagnati, minori nati in Italia da genitori stranieri che non hanno vissuto direttamente la migrazione, minori che raggiungono i genitori nel paese di accoglienza, minori che migrano insieme al nucleo familiare, minori che migrano da soli senza genitori o adulti che li accompagnano. Penso sia la D. Dite tutti D anche voi. Ok. Domanda 8. Alla fine del XIX secolo nasce un metodo educativo denominato attivismo pedagogico, in cui uno dei maggiori esponenti è.
Sì, è un buon simulatore, secondo me, e al di là del fatto che non ci sono riferimenti alla legislazione, per quello che ho visto dalle domande che ho fatto prima di oggi. Poi, che cosa si intende col termine reazione circolare nella teoria dello sviluppo di Mark Baldwin? Aspettate. Sono dei movimenti ripetuti rivolti verso uno stimolo. La comparsa di un movimento abituale crea uno schema in cui stimoli e movimenti sono collegati. Consiste nell'eseguire una serie di movimenti che sono gestiti da una programmazione innata. Consiste nell'eseguire una serie di movimenti appresi grazie al controllo subcorticale. Chi è? Perfetto. Allora, io per la teoria della risposta più lunga risponderei la A, però non lo conosco neanche io. Cioè, a onor del vero. Ok, mi dite tutti A. Va bene. A perché è più lunga, perfetto. Secondo Gardner, l'essere umano possiede diverse tipologie differenziate di intelligenza, 5 emozioni principali, un'unica tipologia di intelligenza, più personalità più o meno latenti. Ok, sì, si dice A. Ah, va bene. Teoria delle intelligenze multiple, ci sta. Nelle pratiche educative, quale approccio è da evitare? Io direi culturalista. Cioè, non so mai se dirvi la risposta che penso, però. Perché l'approccio inclusivo sicuramente, approccio relazionale di sicuro, riconoscere l'altro come persona, sì. Culturalista. Ok. Nell'ambito della psicologia sociale, l'abitudine è azione specializzata che identifica la persona come individuo. Insieme dei comportamenti non ripetuti propri di una persona, quel comportamento ripetuto che si innesca automaticamente in una particolare situazione, insieme degli apprendimenti motivazionali. Secondo me, quel comportamento ripetuto che si innesca automaticamente in una particolare situazione. Vedo che pure voi siete d'accordo. Ok. Sì, andiamo avanti. Domanda numero 13. Le unità d'azione secondo Ekman e Friesen sono tecniche di attivazione delle emozioni, segmenti di azioni che hanno significato anche isolate dal contesto. Sì, certo, ingrandisco. Stereotipie, movimenti muscolari caratteristici del volto umano. Allora, unità di azione. State dicendo tutti la C, però la C, cioè le stereotipie, sono dei movimenti. Io la parola stereotipie la associo allo spettro autistico. E faccio fatica a vedere le unità d'azione come stereotipie. Cioè, per esempio, no, stereotipie potrebbe essere un bambino che continua a dondolarsi sulla sedia, quelle cose lì. Io credo che, cioè, unità di azione mi dà più l'idea di segmenti di azioni che hanno significato anche isolate dal contesto. Sono
Sono movimenti dei muscoli del volto, dice Francesca. Io direi B. Vabbè, facciamo B poi magari. D senza ombra di dubbio? Qualcuno dice D? È la D. Va bene. D. Quale delle seguenti non è una fase di progressione attraverso la zona di sviluppo prossimale? La prestazione è controllata dal bambino, la prestazione automatizzata, la prestazione è controllata dall'adulto esperto, la prestazione è pianificata. Non è una fase di progressione. Quella che non è una fase di progressione della zona di sviluppo prossimale, penso sia. Perché la prestazione è controllata dall'adulto esperto, sicuramente. Mi viene il dubbio sul fatto che sia pianificata, è pianificata, secondo me sicuro. Secondo me no, non è controllata dal bambino. Anche perché ci sono due alternative che dicono è controllata da, quindi una delle due è sicuramente vera e l'altra no. Secondo me è controllata dall'adulto e quindi quella falsa è che è controllata dal bambino. Perché non potrebbero mai sussistere queste, la A e la C. Vabbè, però se vi sono già uscite non vale. Cioè, nel senso, se voi date la risposta perché sono domande che vi sono già uscite, non vale. Io andrei sulla A pure io. Allora, secondo Piaget, la transizione tra il secondo e il terzo stadio dello sviluppo cognitivo, da quale acquisizione è caratterizzata? Allora, il pensiero ipotetico deduttivo è l'ultimo stadio. Quindi, tra il secondo e il terzo, sicuramente no. Pure il pensiero trasduttivo è una. Io l'espressione pensiero trasduttivo penso di non averla mai sentita, quindi penso che sia una. Boh. La funzione simbolica dovrebbe essere acquisita dai bambini. Io penso tra il terzo e il quarto stadio. Invece la funzione della conservazione, esatto, è quello che mi rimanda all'esperimento dei liquidi. Io direi, no, ragazzi, se qualcuno vede sfocato, qualcuno no, penso che sia un problema della vostra connessione. Perché simbolica è preoperatorio, esatto. Ok. La zona di sviluppo prossimale è innata nel bambino, ma può essere sfruttata solo da qualcuno più esperto. Si verifica quando il bambino mette in atto il gioco simbolico. È innata nel bambino, può essere sfruttata dal bambino o dall'esperto. Si verifica quando il bambino interagisce con qualcuno più esperto. Mi dite di. Si verifica quando il bambino interagisce con qualcuno di più esperto. Di. Allora, io il dubbio che ho su questa domanda, scusate, ho strusciato il gomito sul tavolo. Il dubbio che ho su questa domanda è relativo al fatto che la zona di sviluppo prossimale sia innata. Però in realtà non è la zona che è innata, ma è. Sono le capacità, quindi direi di anch'io, poi vediamo. Che cosa cerca di definire il CEI quando afferma?
Non è una cosa astratta né un tratto del carattere, un'abilità tecnica o una capacità che coinvolga una sola dimensione dell'essere umano? La CEI nel senso di conferenza episcopale. Sì, mi rimanda a creatività, ma ero ferma su CEI. Vabbè, comunque. Qualcuno dice creatività, qualcun altro intelligenza. Cercherei di capire un po' la discriminante. Cioè, perché andare su una piuttosto che sull'altra? Perché dice, non è una capacità che coinvolga una sola dimensione dell'essere umano, cognitiva, affettiva o organica. La presenza di quell'organica farebbe protendere più per intelligenza. Non lo so, sono molto indecisa. Facciamo creatività. Va bene. Non lo so, ditemi voi, facciamo intelligenza o creatività? Perché l'aggettivo organica comunque. Non lo so. Vediamo la maggioranza cosa dice. Intelligenza, vabbè, mi state dicendo intelligenza a sto punto. Ok. Il disagio scolastico costituisce un'esperienza adolescenziale associata sia a variabili individuali sia a variabili psicosociali. Solo a variabili individuali, solo a variabili psicosociali. Vabbè, qui dove, nelle opzioni in cui c'è il solo davanti, io le escluderei a priori, quindi andrei sulla. Sia variabili individuali, sia variabili psicosociali. Vabbè, sono felice che siate d'accordo. Andiamo avanti. Il concetto montessoriano di educazione cosmica è basato sull'idea del piano cosmico, ossia. Sì, io ingrandisco, ragazzi, ma poi non si vedono delle opzioni. Sul fatto che ogni forma di vita poggia sui movimenti intenzionali aventi uno scopo non soltanto in se stessi, e che ogni cosa è collegata alle altre e al suo posto nell'universo. Studiare il comportamento in situazioni di gruppo, stimolare i processi empatici ponendo i soggetti in situazioni difficili, favorire lo sviluppo dell'orientamento nello spazio del bambino. Sicuramente là. Sicuramente. Ok. State dicendo, ah, scusate i rumori, ci sono i lavori del 110%. Ok. I processi che a fronte di uno stimolo interno e esterno provocano cambiamenti a livello fisiologico, cognitivo e comportamentale rappresentano. Scarsa consapevolezza delle emozioni, libertà di espressione, risoluzione dei problemi, emozioni. Stimolo interno e esterno provocano cambiamenti a livello fisiologico, cognitivo e comportamentale. Beh, io penso emozioni. Perché sono tutte le dimensioni coinvolte in uno stato emotivo. Dimensione fisiologica, cognitiva e comportamentale, quindi calza proprio a pennello. Ok. L'ira di un'emozione, no, scusate, l'ira è un'emozione derivante da. Luca dice rabbia. Siete un po' in ritardo rispetto, cioè ho un po' di ritardo nel ricevere le vostre risposte.
Ok, vabbè, questa è abbastanza, cioè, piuttosto semplice comunque. Allora, Deci e Ryan parlano dei bisogni psicologici fondamentali degli individui nella teoria della motivazione, della competenza, dell'autodeterminazione, dell'autostima. Mi state dicendo B? Non so se si riferisca ancora alla domanda precedente. Anche Francesca dice B. Comunque, anch'io credo sia autodeterminazione. Ok, anche Michele, Monica, B. Ok. Mai sentiti? Ok, autodeterminazione. Tra gli autori che hanno legato la loro ricerca allo specifico tema dell'intelligenza emotivo-emozionale, non è presente? Non è presente? Vabbè, Goleman sicuramente sì. Damasio pure ha fatto delle ricerche sulle emozioni. Intelligenza emotiva era una delle intelligenze di Gardner, quindi Gardner c'entra. Per esclusione, Stiglitz, che onestamente non so neanche. Riuscite a sentirmi? Io non so veramente cosa stia succedendo comunque. Provo a mettermi qua. Allora. Proviamo a vedere se. Ok. Proviamo a vedere se migliora. Allora, la capacità di comprendere ciò e fare proprio ciò che sente un'altra persona è definita. Ora sì, ok. Rileggo, la capacità di comprendere e fare proprio ciò che sente un'altra persona è definita. Cognizione, empatia, udito o simpatia? Ok, empatia. Sì, anche questa è abbastanza semplice. L'empatia, secondo me, ce la dobbiamo aspettare in qualche forma. Ok. Poi siamo alla domanda numero 26. Quale delle seguenti è una caratteristica dei gruppi di cooperative learning secondo Mario Camoglio e Miguel Angel Cardoso? A. Alto livello di interdipendenza positiva. B. Si empatizzano solo il compito e i risultati. C. Basso livello di interdipendenza positiva. D. Le competenze sociali sono supposte o ignorate. Luca dice A. Alto livello di interdipendenza positiva. E sono d'accordo. Ok, state dicendo tutti A.
La procedura che permette di imparare ad aumentare o diminuire un comportamento volontario usando premi o punizioni è stata approfondita da Bruce Skinner e si riferisce A alla teoria della Gestalt, B al condizionamento riflesso, C alla teoria del campo, D alla teoria del condizionamento operante. Skinner, si abbina sicuramente al condizionamento operante. Ok, state dicendo tutti la D. Benissimo, possiamo andare avanti. La didattica rispetto alla pedagogia. A. Studia i processi di sviluppo. B. Si preoccupa principalmente di trovare le coordinate dei valori, il senso e le finalità dell'educazione. C. Investiga i processi, stabilisce contenuti, forme e ritmi dell'educazione. Algebrica, tutto il programma del mio corso si trova in un file che ho condiviso nelle storie, quindi puoi leggerlo da lì. Allora. Mi state dicendo tutti la C, investiga i processi, stabilisce contenuti, forme e ritmi dell'educazione. Ok. Domanda numero 29. Lo studente che cerca soluzioni prendendo in considerazione una variabile volta per volta e cercandone tutte le possibili connessioni col sistema di conoscenze già in proprio possesso, adotta uno stile cognitivo A sistematico, B risolutore, C dipendente, D globale. Luca dice sistematico. Anche Teresa, Emiliana, Giovanna, Giuliana. No, Giulia, scusami. Ok, sistematico. Lo stile esplicativo può essere concepito come un processo cognitivo fondamentale nella formazione degli stati d'animo di una persona? A. No, al di là di ciò che si crede comunemente, la dimensione emotiva della persona è supportata dallo stile di attribuzione, locus of control. B. Sì, specialmente in relazione agli stati d'animo negativi, quando una persona ritiene che ciò che accade sia frutto di una colpa personale. C. Sì, solitamente si generano conseguenze emotive attraverso la propria interpretazione di ciò che accade. D. Sì, ma solo se la persona percepisce di poter controllare e modificare la realtà che lo circonda. Provo a mettere a fuoco meglio. Fabrizio dice C. Sto provando a mettervi a fuoco. Lo stile esplicativo. State dicendo tutti C. Non mi è chiarissima come domanda, cioè tenderei a fidarmi, ma non mi è chiara, sinceramente. Ok. A norma della legge 59.997, articolo 21, le istituzioni scolastiche A. hanno l'obbligo di adottare procedure e strumenti di valutazione della produttività scolastica. B. hanno l'obbligo di adottare procedure e strumenti di valutazione della produttività scolastica, ma solo se si tratta di istituti tecnici e professionali. C.
hanno il divieto di adottare procedure e strumenti di valutazione della produttività scolastica in quanto tale verifica è di competenza regionale. Sì, c'è anche la legislazione scolastica, ragazzi. D. Hanno la facoltà di adottare procedure e strumenti di valutazione della produttività scolastica. C'è da discernere tra obbligo e facoltà, perché l'autovalutazione si fa, cioè la valutazione della produttività scolastica penso che sia un altro nome dell'autovalutazione ed è obbligatoria, quindi secondo me la... perché non è una facoltà, cioè è una cosa che se vuoi la fai e se vuoi no, cioè se non vuoi no. Vedo che siete d'accordo anche voi. Okay. State... Andiamo avanti. Quale tra le seguenti alternative non costituisce un elemento caratterizzante le metodologie didattiche attive? Provo a spostare un attimo perché si vede un po' di controluce, mi state dicendo? Aspettate. Vediamo se così migliora. Ok. Quale tra le seguenti alternative non costituisce un elemento caratterizzante le metodologie didattiche attive? A. Il ruolo non direttivo dell'insegnante, che diventa facilitatore del processo di apprendimento. B. L'impiego di strategie trasmissive esclusivamente di tipo tradizionale da parte dell'insegnante. C. La strategia induttiva come strumento di passaggio dal concetto concreto al concetto astratto messo in atto dall'alunno. D. Il ruolo agente volontario e cosciente del proprio apprendimento assunto dall'alunno. Quale non è di didattica attiva? Io direi l'impiego di strategie trasmissive esclusivamente di tipo tradizionale. Magari ci fosse una domanda del genere. Poi, domanda numero 33, giusto per darvi la misura del punto in cui siamo. Quale tra le seguenti alternative non costituisce un obiettivo della didattica metacognitiva? A. Sviluppo delle strategie di apprendimento e di studio. B. Potenziamento degli stili cognitivi individuali. C. Adeguamento agli stili cognitivi prevalenti nel gruppo classe che favorisce l'inserimento del singolo alunno nel gruppo. D. Metaconoscenza che favorisce nell'allievo la comprensione dei contenuti e del funzionamento della propria mente. Quale non costituisce un obiettivo della didattica metacognitiva? C. Anche secondo me, perché adeguarsi agli stili cognitivi degli altri è proprio contrario a tutti i principi educativi, ma non solo della didattica metacognitiva, proprio in generale. Ok, vi vedo d'accordo. Secondo Ergard Moren, oddio, l'apprendimento umanistico e l'apprendimento scientifico devono rimanere separati. B. L'insegnamento deve basarsi sulla settorialità disciplinare. C. La scuola deve riuscire a passare dal contesto di testa ben piena al contesto di concetto di testa ben fatta. Siccome la testa ben fatta è un'opera di Moren, che ho studiato all'esame di filosofia teoretica tipo 8 anni fa, io direi l'ultima. Non che io l'abbia studiato per il concorso, solo per questo, perché mi ricordo il titolo del libro. Ok, nella struttura competitiva di una classe, la valutazione A è prodotta attraverso il confronto con i risultati degli altri alunni. B consente a tutti di raggiungere gli stessi risultati. C si basa su un lavoro di cooperazione e collaborazione. D ha un ruolo periferico e marginale. Nella struttura competitiva di una classe. Cooperazione,
e collaborazione, dice Michele. Sì. Ok. Siamo d'accordo sulla C? Domanda numero 36. Quali tra questi possono considerarsi strumenti compensativi? Calcolatrice. Tutte le altre sono corrette. Software per sintesi vocale. Programmi di videoscrittura. Tutte. Sì, esatto. Allora, che io sappia, non sono uscite mai domande nei concorsi in cui la risposta fosse tutte le alternative sono corrette. Cioè, c'è sempre una, ce n'è sempre una, insomma, da individuare, però. Poi. Domanda 37. Se si volesse favorire l'apprendimento di un bambino seguendo la teoria della zona di sviluppo prossimale di Lev Vygotsky, si dovrebbe farlo lavorare con gli altri che si trovano in una zona di sviluppo poco superiore alla sua. Farlo lavorare con gli altri che si trovano in una zona di sviluppo diametralmente opposta alla sua. C. Farlo lavorare da solo sulle abilità visuo-percettive. Di farlo lavorare da solo sulle abilità grafomotorie. Qui sono quattro alternative simili a coppie. Ora, siccome farlo lavorare da solo non andiamo da nessuna parte, farlo lavorare con qualcuno che è in una zona di sviluppo diametralmente opposta alla sua, non andiamo da nessuna parte neanche lì, propenderei per la Anche voi state dicendo la benissimo. Ok. Democrazia ed educazione per Dewey sono A storicamente separati, B complementari, C opposti, D incomunicabili. Anche questo è abbastanza semplice. Chi dice A e chi dice B? Secondo me è la B. Ha scritto un saggio di Dewey, se non ricordo male, che si chiama Scuola, Democrazia ed Educazione. Quindi se li ha messi insieme nel titolo di un libro, io direi che sono complementari. Non so perché mi rimangono impresse i titoli dei libri. Sì, la rileggo perché Angela mi chiede di rileggere. Democrazia ed educazione per Dewey sono A. Storicamente separati, B. Complementari, C. Opposti, D. Incomunicabili. La maggior parte di voi ha detto B complementari. Poi domanda 39, dai. Nell'osservazione distaccata, l'attenzione è rivolta alle relazioni, alle componenti affettive, al significato dei comportamenti, alle rilevazioni del comportamento. Nell'osservazione distaccata. Se è distaccata vuol dire che è fatta da un membro esterno al gruppo e dovrebbe essere fatta tipo con una griglia d'osservazione sistematica, quindi penso che sia la mia connessione, penso che sia la rilevazione del comportamento. Nell'osservazione distaccata l'attenzione è rivolta A alle relazioni, B alle componenti affettive,
C al significato dei comportamenti, D alla rilevazione del comportamento. Di, state dicendo tutti di. Quindi l'attenzione, l'osservazione distaccata pone l'attenzione sulla rilevazione del comportamento. Ok, domanda numero 40. La partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove predisposte dall'INVALSI si configura come? No, ragazzi, la mia connessione è scarsa, probabilmente vedete sfocato o non vedete addirittura. Comunque poi potrete rivederla su YouTube perché la salvo. Non so perché faccia così. Scusatemi. Procedura di valutazione formativa ininfluente su quella sommativa. Requisito di ammissione all'esame di Stato, attività di ampliamento dell'offerta formativa, attività opzionale. Sta parlando dell'INVALSI fatta nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado. B. Ok, state dicendo tutti B. Requisito di ammissione all'esame di Stato. Ok, andiamo avanti. Se si invia una mail indicando oltre al destinatario diretto un indirizzo email nel campo CC, il destinatario diretto A. Tutti gli indirizzi della mail sono diretti destinatari della mail. B. Non è messo a conoscenza anche il destinatario in CC ha ricevuto copia della mail. C. È messo a conoscenza che il destinatario in CC ha ricevuto copia della mail. D. I due destinatari non sono a conoscenza l'uno dell'altro. Cioè, quando noi mandiamo una mail con qualcuno in CC e qualcuno riceve quella mail, il destinatario principale sa chi c'è in CC? Io penso di sì. È messo a conoscenza che il destinatario in CC ha ricevuto la mail. Cioè, CC sarebbe copia carbone. Se, tipo, quando tu mandi una mail per presa visione a qualcuno. E quando mandi una mail mettendo qualcuno in CC, oltre al destinatario principale, c'è anche un destinatario secondario. Ma il destinatario principale lo sa che tu hai mandato quella mail anche al destinatario principale. Non lo saprebbe se fosse CCN, dice Sami. Ok, copia conoscenza. Ok, mancano 8 domande. Domanda numero 42. Il programma WordPad è considerato A. un programma grafico, B. un programma di elaborazione testi, C. un programma per criptare virus, D. un programma statistico. Vabbè. WordPad sarebbe il blocco note. Mi sa che siamo tutti d'accordo. Mancano le ultime di informatica e poi quelle di inglese. Quali file? Domanda numero 43. Quali file non si possono leggere con un programma di videoscrittura? A. I file batch. B. I file eseguibili. C. I file di testo. Perché questa ha 3 opzioni di risposta, non si sa. I file eseguibili, state dicendo. Ok. Emma dice A, i file batch.
ho idea, seguo la massa e dico B. I file eseguibili sono quelli che permettono di installare i programmi, quindi come li apri con Word? Cioè con un programma di videoscrittura? Cioè i programmi di videoscrittura in generale non penso. I file exe non si possono aprire con Word. Ok, facciamo file eseguibili. Basta. La B. I quiz sono del sito mini interno. Se un computer viene privato della CPU, A, funzionerà in modo limitato. B, non funziona. C, funziona in modalità provvisoria. D, è soggetto a frequenti errori di sistema. Secondo me non funziona. Cioè, non funziona perché la CPU è non è neanche il sistema operativo, è proprio il centro del sistema del computer, Central Processing Unit, mi sembra che sia l'acronimo. Non funziona. Se gli togliamo il cuore non funziona, esatto. È la scheda. Da madre, sì. Andiamo alla 45. In Microsoft Word, qual è l'opzione da utilizzare per correggere un errore ricorrente? Modifica, trova e sostituisci, visualizza. Anche qua ci sono tre opzioni, non so perché Mini Interno ogni tanto lo fa con tre opzioni, noi ribadisco al concorso ne avremo quattro. E per errore ricorrente, esatto, trova e sostituisci. Vi faccio un esempio pratico. Se in un documento voi dovete sostituire la parola sera con la parola giorno, tutte le volte in cui è scritta la parola sera dovete cambiarla con la parola giorno, andate in trova e sostituisci e lui in automatico vi permette di fare il cambio senza stare lì e sostituire tutte le volte. Trova e sostituisci. Però vedete cosa vanno a indagare i quiz? Alla fine, sì, un minimo di hardware e software del computer, Excel, io purtroppo faccio abbastanza pietà. Allora, domanda numero 46, la prima di inglese. C'è una frase da completare che è una domanda e dice why, virgola, what, e poi dobbiamo trovare la domanda che completa la parola che completa la domanda. L'opzione A è evolved, l'opzione B è happened, l'opzione C è arrived. Io qua andrei per prove ed errori, nel senso che se proviamo con la prima opzione, la frase che viene fuori è why, what happened, what evolved. Con l'opzione B è why, what happened e con l'opzione C è why, what arrived? E quindi, come mi state anche dicendo, why, what happened, che sarebbe perché, cosa è successo? Questo. Ok. B. Leonora dice B. Il sito è mininterno.net, però non è un sito ministeriale. Cioè, il nome trae in inganno. Allora, domanda numero 47. Where are, puntini, 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 from? Risposta, where from Australia? E le opzioni sono A, he, B, she e C, you. Vabbè, è la C, però posso dire che sono troppo facili. Quindi la frase completa è Where are you from? Where from Australia? Secondo me un livello di domande così non lo so perché non ho idea di cosa verrà fuori al concorso, però abbastanza livello abbastanza basico di inglese. Ok, poi altra frase sempre in inglese da completare. Thank you for flying with us. We hope you had a pleasant. E qui c'è
la parola che dobbiamo inserire. Seconda frase, we wish you a nice stay in Rome. È una frase da assistenti di volo, evidentemente. We wish you a pleasant. Vabbè, qua se si ascoltano. Le opzioni sono voyage, flying o journey. La maggior parte di voi sta dicendo journey. Adriana dice comunque non coincide qualcosa. In che senso? No, perché stavo pensando ai mezzi pubblici e stavo pensando che we wish you a pleasant journey, io lo sento su Trenitalia. Quando uno dice si attacca a tutto. Però no, no, è journey. Perché se no sarebbe flight. Se fosse ti auguriamo un piacevole volo. Tra le opzioni ci dovrebbe essere flight. E flying invece è un verbo e quindi non è quella corretta, la corretta è journey. Domanda numero 49. Sempre frase in inglese, sempre con lo spazio in mezzo da completare. Don't you, puntini, 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 the bells, those bells. Le opzioni sono A, think, B, elaborate, C, educate. Don't you? Those bells. Quelle? Bells, istintivamente mi viene da chiamarlo, da tradurlo come campane, però la prima è think, la seconda elaborate, la terza educate. Qualcuno mi ha detto A. Ah. Ok. Don't you think those bells? Ultima. Flying Saucers were seen in 1947, me la faccio breve per chi non riesce a leggere, by an American pilot. Ecco perché dico che qualcosa non coincide. Cosa non coincide? Continua a non capirlo. Vabbè. A. L'opzione A dice first, l'opzione B dice oldest, l'opzione C dice last. Quindi se mettessimo la A sarebbe the first flying saucers were seen in 1947 by an American pilot. B sarebbe the oldest flying saucers e ci sarebbe the last flying saucers. Ok, mi dite first? Sì, mancano alcune risposte. Alcune domande hanno tre opzioni, alcune ne hanno quattro. In interno è così. Ok, mi state dicendo tutti first. A questo punto, essendo questa la 50ª domanda, abbiamo concluso. E adesso teoricamente andiamo a vedere tutte le domande. Abbiamo fatto 90 punti, quindi è andata da Dio. È andata proprio bene. Ne abbiamo sbagliata una di pedagogia, no, scusate, una di didattica e quattro di pedagogia. Bravi, ma veramente. Adesso andiamo a vedere le risposte errate.
Clicca qui per rivedere le risposte errate. Allora, abbiamo sbagliato. Il modello di Erickson può essere interpretato come un tentativo di coniugare. Noi avevamo messo la psicologia cognitiva, la sociologia e l'antropologia. E non era quella corretta. Se posso dire, no, non possiamo rivedere gli errori all'esame. Almeno non lì per lì. Poi volendo uno fa l'accesso agli atti, glielo fanno anche vedere, secondo me. Allora, secondo voi qual è il modello di Erickson? Può essere interpretato come un tentativo di coniugare? Io direi il comportamentismo, la psicanalisi e la sociologia. Sì, la diretta poi la salvo su YouTube. Allora, la risposta corretta era la C, la psicanalisi, la sociologia e l'antropologia. Quindi il modello di Erickson può essere interpretato come un tentativo di coniugare psicanalisi, sociologia e antropologia. Torniamo alla lista delle risposte sbagliate. Un'altra che abbiamo sbagliato, delle 5 che abbiamo sbagliato, è che quale delle seguenti non è una fase di progressione attraverso la zona di sviluppo prossimale. Noi avevamo messo la prestazione controllata dal bambino. No, la prestazione. Cosa avevamo messo? Non lo so, adesso vediamo. Quella esatta era la prestazione è pianificata. Quindi il fatto che la prestazione sia pianificata non fa parte della progressione del modello della zona di sviluppo prossimale di Vygotsky. Noi avevamo messo A. Ok. Ed era la D, cosa che poi qualcuno di voi diceva, tra l'altro. Ok. Poi, altra domanda che abbiamo sbagliato. Che cosa cerca di definire il CEI quando afferma non è una cosa astratta? Mannaggia, questa era la creatività, secondo me. Quella giusta della zona di sviluppo prossimale era che non è pianificata. Era l'intelligenza. Cosa aveva messo? Era la creatività. Esatto. Non era l'intelligenza, ma era la creatività. Non è una cosa astratta, né un tratto del carattere o un'abilità tecnica o una capacità che coinvolga una sola dimensione dell'essere umano. Era la creatività. Noi avevamo messo intelligenza, però devo dire che finora abbiamo sbagliato quelle su cui eravamo in dubbio, cioè quelle un po' più equivoche, forse, non lo so. Tornando alla lista degli errori, domanda numero 24, sempre un'altra errata. Quale dei seguenti autori parla di autoefficacia? Non era Margaret Mahler. Secondo me è Bandura, ve lo dico. Esatto. Ok, state dicendo tutti C a raffica? Bandura sicuro, benissimo. Ultima risposta errata, nella struttura competitiva di una classe. Pure questa io non l'ho capito. Vabbè, comunque. Noi avevamo messo, si basa su un lavoro, la valutazione si basa su un lavoro di cooperazione e collaborazione. Ma è sbagliata. E allora a questo punto, secondo me, è la A.
è prodotta attraverso il confronto con i risultati di altri alunni. E dobbiamo intendere la domanda come: se tu vuoi instaurare un clima di classe competitivo, come devi fare la valutazione? Secondo me ti dai una zappata sui piedi, però. Esatto. Risposta esatta: è prodotta attraverso il confronto con i risultati di altri alunni. E a questo punto abbiamo corretto tutte le risposte errate del nostro test. 90 risposte corrette vuol dire che ne abbiamo sbagliate 5 e secondo me, non è male. Allora, adesso io interrompo la diretta così la salvo su YouTube, così poi ve la condivido nelle storie e potete riguardarla. E nei prossimi giorni mi organizzo per darvi un altro appuntamento di diretta quiz con una connessione migliore, giuro. Ma magari, dice Giusy, sì. Va bene. Buon pomeriggio e grazie mille. Ciao ciao.